Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Questa settimana torniamo con il commento tecnico della serie Il generatore a Fallout Story e andiamo a vedere la fine del combattimento con i predoni al secondo piano e anche la tragica fine della storia d'amore di Gianni, perché che cosa sarebbe una quest senza la passione? Probabilmente è una quest migliore. Come sempre, per tutti quelli che questo è il primo video che vedono, sono arrivati da poco, vi ricordo che questa non è la quest, questo è il commento tecnico della quest in cui io spiego quali sono state le mie scelte di mastering, sia durante lo svolgimento, sia durante la progettazione della quest. Se volete vedere il gameplay vero e proprio, vi lascio qua su il link al video che è uscito durante la settimana. Detto questo, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere l'ottavo episodio di Il generatore a Fallout Story. Allora, fammi vedere 25. Ok. Allora, con il movimento che ho appena disegnato mi sposto qui, così adesso sono io ad avere copertura Va e lui no. e gli sparo. Allora, questo non c'entra con la scrittura o il mastering della quest, è qualcosa che riguarda il design, però bisogna almeno citarlo. Probabilmente avrete notato che questa quest usa un sacco di regole varianti, anche alcune cose custom, e sì, è una cosa voluta. Nel caso specifico, questo combattimento rende evidente che la classe armatura non funzioni come un normale Pathfinder. Nella fattispecie, qua si usa la regola variante dell'armatura come riduzione del danno. In pratica, quando tu indossi un'armatura, guadagni riduzione del danno, ma non aumenta la tua CA. Ora, non mi metterò in questo video a spiegare tutte le modifiche che sono state fatte, perché sarebbe una cosa lunga, piuttosto farò un video a parte. Però, per spiegare perché è stata fatta questa scelta, questo combattimento probabilmente è il momento migliore. Come vedete, i giocatori e anche i PNG hanno passato la maggior parte del combattimento a ragionare su come è possibile mettersi in copertura rispetto agli attacchi degli altri. E le regole dell'armatura come riduzione del danno sono state usate proprio per questo motivo. Lo scopo era quello di rendere tatticamente utile per i giocatori il fatto di buttarsi dietro i ripari e avere scontri a fuoco a breve gittata, perché questo è quello che succede nel media di riferimento. Questo è, per chi ha giocato Fallout, la normale esperienza di gioco. Questa regola è stata scelta proprio perché permette in maniera organica ai giocatori di ricreare quel tipo di esperienza. Questa digressione è solo per ricordarvi che non è che le regole non possono mai venire modificate, ma quando lo fate dovete sapere che cosa state facendo e sapere quali sono le conseguenze. Questa, per esempio, è una modifica decisamente pesante a proprio il gameplay del gioco, che io ho fatto volutamente perché sapevo che questo sarebbe stato quello che avrebbe generato. Però, se voi non sapete che cosa state andando a toccare, o non toccatelo, o mettetevi d'accordo con i giocatori, piuttosto sperimentate prima, modificare le regole è sempre qualcosa di complesso che dovrebbe essere lasciato, se è possibile, ai professionisti. Lei para di 5, è colpita allo stomaco, si accascia sulla parete e guardando Gianni gli dice: "Ma avevi detto che ti piacevo?" E gli dico, tesoro, adesso fai proprio schifo. Se non fosse ancora chiaro, Gianni Williams è un omaggio al personaggio di Ash Williams, che, interpretato da Bruce Campbell, è il protagonista del ciclo di Evil Dead.
che in italiano è noto come La Casa. Sì, l'avatar di Gianni è una delle foto promozionali della serie televisiva che hanno fatto negli ultimi anni. Ora, so che ci sono molti master a cui citazioni, meta riferimenti così palesi non piacciono. A me personalmente piacciono, anzi, li adoro perché permettono di raggiungere un livello di demenzialità che normalmente non si vede. Però questo rimane nei gusti personali. Nel caso, comunque, se avete visto, io durante la quest ho sempre dato degli agganci a Gianni per permettergli di far saltare fuori battute, citazioni o situazioni relativamente simili a quelli che si vedono nel ciclo di Evil Dead. È una cosa voluta. Dovete incoraggiare i giocatori, in questo caso, a fare le citazioni, ma indipendentemente da quale sia, diciamo, il background del vostro personaggio, o comunque l'immaginario o semplicemente lo stile a cui fa riferimento un personaggio, non è qualcosa di appannaggio unico del giocatore. Se il giocatore ha uno stile particolare, cercate quando è possibile di mettere in gioco situazioni che gli permettano di esternare al resto del tavolo quello stile particolare. Nel caso specifico, avevi detto che ti piacevo, è proprio una battuta presa dal ciclo di Evil Dead. E torna a Don. Preferisce fare il voto del silenzio piuttosto che Don. È impulsivo, Don è troppo furtivo, tocca a Nando. Ok, qui siamo proprio in Game Mastering 101. Quando si gioca, soprattutto quando si gioca in remoto, come abbiamo fatto noi per questa quest, può capitare che qualcuno non risponda all'appello quando è arrivato il suo round. Cosa fare in queste situazioni? Come sempre, la risposta corretta è dipende. Quali sono gli accordi che avete col party? Qual è la situazione in quel momento? In questo caso, il combattimento stava per finire e il Don non era presente quando è stato chiamato. Ora io ho deciso semplicemente di saltarlo da quel turno. Se fosse arrivato magari entro la fine di quel round, l'avrei fatto agire alla fine del round. In realtà non ce n'è stato bisogno, anche perché in questo caso specifico quello ad agire dopo sarebbe stato Gianni e io sapevo che il predone era fondamentalmente morto, quindi dopo il turno di Gianni non mi aspettavo ci fosse un ulteriore proseguimento del round. Questa però non è una decisione universale. In un altro momento magari sarebbe potuto anche essere il caso di aspettarlo se qualcosa che doveva fare il suo personaggio era molto importante. Considerate anche che io qua su molte cose ho cercato di accelerare i tempi perché questa quest è stata giocata proprio nell'ottica poi di essere vista da un pubblico esterno. Far perdere tempo a voi che guardate i video perché lui in quel momento non era seduto davanti al computer non sarebbe stato corretto. Ovviamente, se voi giocate a casa vostra solo con voi e i vostri amici, magari aspettare anche un attimo che uno torni al bagno non è un problema così grande. La cosa migliore sarebbe comunque discutere di questo o durante la sessione zero o la prima volta che succede e vedere qual è l'accordo di massima che riuscite a raggiungere col tavolo. Se la gente non disturba aspettare, se la gente dice chi non agisce agisce in fine al turno, chi non è presente salta al round, quello che è. Comunque, diciamo che per questa settimana è tutto. Adesso, se riesco, non ve lo posso assicurare, voglio fare un video speciale in cui parlo solo delle regole che ho utilizzato per questa campagna. Tra l'altro è una cosa che mi era stata chiesta subito all'inizio e poi non ho mai avuto il tempo di fare. Diciamo che questo per me è stato un anno interessante. Comunque, come sempre, se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete tutto nella sezione dei commenti qui sotto. Ditemi anche come voi avreste approcciato questo combattimento, quali sarebbero state le scelte tattiche che voi avreste fatto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche dei prossimi video. Dato che le notifiche dei prossimi video comunque non arrivano, in descrizione trovate
il gruppo Telegram e il server di Discord su cui pubblico manualmente ogni uscita del video, così siete sicuri di non perdervelo e trovate anche il resto della community del Master Kae. Io sono il Master Kae e noi ci vediamo nel prossimo video.